5 Stelle, sappiamo che nel marasma fanno riunioni anche oggi, ci sono 3 scenari possibili perché devono darsi urgentemente una leadership e le 3 ipotesi che il reggente Crimi ha ipotizzato sono: 1, via Rousseau, l'elezione di un capo, un'elezione diretta; 2, una leadership collegiale sempre da votare su Rousseau; e 3, i cosiddetti stati generali, e poi si arriverà a una scelta di leadership. Pensi che queste siano ipotesi e scenari tutti e 3 necessari, utili e sufficienti per salvarsi? Beh, loro sono un movimento e movimento è una parola, vuol dire qualcosa che si muove. Si sono mossi e oggi sono diventati un partito e quindi dovranno organizzarsi come un partito. Se poi il congresso vogliono chiamarli stati generali, facciano pure, però questo è il punto. Io credo che il Movimento 5 Stelle dei Vaffa è finito. È proprio finito, quella roba lì è finita. Ma esistono ancora, secondo me, delle cause importanti per cui loro potrebbero battersi e forse trovare anche la loro identità. Ne dico 2. Pensa all'ambiente, che in Italia misteriosamente è trascurato. Ci sono partiti verdi, vanno fortissimo dappertutto. Da noi no. C'è uno spazio vero lì. Allora, pensa ai rifiuti, allo spreco dell'acqua, ci sono tantissime cose che loro potrebbero fare, oppure pensa solo questo, il Movimento 5 Stelle, chi vuole, Di Maio, Crimi, Di Battista, dicono: guardate, sapete una cosa, abbiamo deciso che i soldi del MES, come vogliono i nostri alleati, in fondo li prendiamo perché servono per la sanità. E poi così liberano risorse per il resto, noi teniamo a creare delle reti, vogliamo portare l'alta velocità in Sicilia, che è una necessità, vogliamo portare la banda larga in tutta Italia, ma tutta, così la gente veramente può lavorare da casa in smart working e non è solo un proclama. Tu credi che una dichiarazione del genere gli fa perdere voti o glieli fa guadagnare? Secondo me oggi glieli fa guadagnare. È talmente ideologizzato questo tema del Fondo Salva Stati, del MES, che insomma l'unica cosa che abbiamo capito è che il Movimento 5 Stelle lì deve continuare a dire di no, poi vedremo se invece nelle prossime settimane questa cosa può cambiare, Stefano Fe.